Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Il promontorio subtropicale africano, dopo aver determinato temperature di 5-6 gradi centigradi al di sopra della norma per più giorni consecutivi, oltre 10 giorni, sta iniziando a mostrare segnali di cedimento in area mediterranea. Come possiamo apprezzare su questa mappa prevista per domenica 21 luglio, osserviamo come dalla Francia un cavo d'onda tende a scivolare verso sud-est, andando a demolire, almeno parzialmente, il promontorio subtropicale africano, determinando dunque quantomeno una diminuzione delle temperature e, come vedremo, anche precipitazioni a carattere di temporale. Questa cartina è prevista per domenica 21 luglio, ecco, inizierà proprio da questa giornata il cambiamento, ma sulla nostra regione avvertiremo gli effetti a partire da lunedì, ma ne riparlerò a breve. Intanto, per questo fine settimana avremo ancora molto caldo ovunque, con condizioni di tempo discreto, qualche nube di passaggio e anche qualche rovescio temporalesco. Nel dettaglio, il tempo previsto per sabato 21 luglio, possiamo osservare come sull'intero comparto regionale avremo condizioni di cielo poco nuvoloso, salvo locali addensamenti pomeridiani nelle aree montuose, dove non si esclude anche qualche breve ed isolato piovasco. Le temperature sempre su valori molto elevati, con afa durante il pomeriggio e la serata, per ventilazione da ovest, senza variazioni quindi le temperature. Per la giornata di domenica, ecco che avremo ancora condizioni di cielo sereno poco nuvoloso al mattino, ma nel corso del pomeriggio avremo un aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica, dove non si esclude qualche precipitazione rovescio a carattere di temporale. Le temperature senza variazioni, tutta più forse una lieve diminuzione a partire dalla serata, venti ancora deboli da ovest, mare quasi calmo o poco mosso. La tendenza successiva, come già ho anticipato, dalla Francia, quel vortice depressionario si posizionerà sul Tirreno centrale, andando a scavare anche un minimo di pressione al suolo, probabilmente proprio davanti alle coste della nostra regione, e dunque avremo un afflusso di aria fresca in quota che andrà a contrastare con l'aria calda presente nei bassi strati, e soprattutto l'elevata umidità sarà il carburante per fenomeni a carattere di rovescio. Quindi avremo un sollevamento delle masse d'aria grazie a quest'aria fresca in quota che affluirà dall'Atlantico. Precipitazioni dunque saranno possibili nella giornata di lunedì, soprattutto nel pomeriggio, e su alcune località potremo avere anche temporali di forte intensità. Le temperature subiranno una netta diminuzione nel corso della giornata di lunedì, portandosi su valori in linea o lievemente al di sopra della media del periodo. Dunque il gran caldo, almeno per la giornata di lunedì, andrà via. Martedì probabilmente avremo una ripresa delle temperature, ma non avremo più queste temperature, diciamo, molto elevate come nei giorni scorsi, e successivamente da mercoledì, soprattutto da giovedì, avremo una netta diminuzione delle temperature, con valori che si porteranno in linea o lievemente al di sotto della media del periodo. Questa situazione potrebbe durare fino alla fine della settimana prossima, diciamo fino a sabato 27 probabilmente, e quindi avremo un caldo, non avremo un fresco, una non estate, ma avremo un'estate normale, un caldo sopportabile nelle giornate tra mercoledì e sabato. Ma poi, per maggiori dettagli per quanto riguarda la distribuzione delle precipitazioni, eventualmente ne riparlerò nel prossimo aggiornamento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile, e come sempre vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it.